Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life. Ciao a tutti da Chris24Ita, questa è una partita di gruppo, una partita social diciamo, che ho creato io su Campi di Riso. Sono contro un francese, come si può vedere fra parentesi quadre, si chiama Susanno, con due O, vabbè. E niente, ho già detto Campi di Riso, la grandezza dell'esercito l'ho messo su medio. E anche i soldi erano su medi, quindi. E non ci sono neanche gli edifici principali. Quindi diciamo una partita molto, molto semplice. Il mio esercito è composto da un'unità di monaci con arco con gittata aumentata. Quindi anche se sola comunque fa veramente tanti danni. Dietro accompagnata da due unità di fucilieri Ashigaru con miccia, di cui una di livello 1. E dietro ho fanteria un po' scarsa, però pazienza. Ho due unità di Ashigaru con spada lunga che sono forti, di livello 9. Invece gli altri sono una samurai con katana di livello 1, samurai di katana con livello praticamente 0, e l'altra un altro Ashigaru con spada lunga di livello 8. Quindi 2, 4, 5 spadaccini. Sul fianco sinistro ho la cavalleria con katana, che mi servirà per un determinato scopo che andremo a vedere. Infatti io questa partita la sto caricando sul canale perché è stata molto interessante, perché lo sapete che cambio abitualmente strategia e questa diciamo è una strategia bastarda, ma proprio bastarda bastarda. Sull'altro fianco, il fianco opposto dei samurai con katana a cavallo, c'ho la mia cavalleria con Iari di livello 9, quindi è molto potente come cavalleria. Soprattutto se utilizzata contro la cavalleria nemica. L'esercito nemico, per prima cosa si può notare che non ha arcieri. È stata sicuramente una scelta non stupida. Lo stavo anch'io per non prendere i monaci con arco, ma poi meno male che li ho presi, perché comunque un'unità di arco ci vuole sempre. Lui sicuramente, dato che i soldi erano pochi, ha optato per fucilieri e tanta fanteria. Infatti lui, se non mi sbaglio, ha più fanteria di me. 1, 2, 3, 4, 5, no, 3. Sì, 6 unità di katana, tra cui samurai con katana e nodaki, quindi sta messo meglio di me. C'ha soltanto 2 unità di Ashigaru, ma comunque... No, 3 unità di Ashigaru. No, 2. Sono quasi tutti samurai e un'unità di nodaki. 2 fucilieri veterani, di cui uno è temibile perché sono i monaci che già non veterani fanno danni, quindi figuratevi di livello 3. No, aspetta, livello 4 addirittura. E poi c'è la cavalleria con Iari di livello 3 e 1. Che porta sul mio fianco destro, perché io naturalmente da gran bastardo ho portato la mia cavalleria con katana, che per chi non lo sa è molto scarsa contro la cavalleria nemica, quindi la cavalleria con Iari, ma è molto potente contro la fanteria. Io l'ho utilizzata per ingannare il nemico, dato che il mio Iari è molto lontano e non ho nessuna intenzione di farlo intervenire. Però cosa faccio? Faccio avvicinare tanto il nemico, guardate, lo allontano le mie e porto subito il mio generale, che è uno spadaccino leggendario, che come potete immaginare andrà a fare il culo a quelle due unità di Iari. Lui naturalmente sicuramente non ha letto cos'era il mio generale, quindi pensa che magari voglio aumentargli il morale. Invece la mia idea è tutt'altro, è quella di andare proprio a massacrare nel vero senso della parola con il Banzai. Guardate, attivo il Banzai con la carica. Soltanto con la carica spazzo via metà degli Iari, che già vanno in fuga. Anche una mia unità è quasi in fuga, ma perché ve l'ho già detto, sono molto scarsi contro le cavallerie nemiche, ma comunque è devastante contro la fanteria. Il nemico perde già inizio battaglia 2 cavallerie con Iari, che comunque perdere la cavalleria non è una gran bella cosa. E comincia ad avanzare perché io comunque stavo tirando frecce sui suoi fucili. C'è un'altra cavalleria con Iari nascosta qui. Io per questo ho tenuto la mia qua, perché comunque non potevo lasciarmi il fianco esposto, quindi me la dovevo vedere con queste unità e me la so vista veramente bene. Una ne è uscita mal ridotta, l'altra ancora quasi tutta intatta, ma neanche, quasi dimezzata, però pazienza, ce l'ho ancora tutta integra. E il mio generale che ha subito soltanto una perdita, perché è veramente un mostro.
Guardate la cavalleria che esce, io subito la individuo e mi mando alla carica prima che faccia danni sui miei fucili, quindi la mando subito alla carica. I suoi fucili, come potete vedere, sono demoralizzati veramente tanto perché i miei fucili e i miei arcieri stanno bombardando con tutte le frecce che hanno a disposizione. Come potete immaginare, la battaglia su questo lato la andrò a vincere io perché una cavalleria con Iari di livello 4 non può niente contro una cavalleria di livello 9, strapompata con gettoni e quant'altro. Infatti il risultato è questo. Lui naturalmente, dato che che è un arciere famoso, mi manda addosso il suo generale, una cosa stupidissima perché se non è uno spadaccino non mandarla contro uno Iari perché sennò farà una brutta fine. Infatti gli andrò a uccidere anche il generale. Guardate, qui indietreggio con i miei fucili per non sacrificarli, perché comunque è stupido sacrificare i fucili, l'ho sempre detto, meglio portarli sui fianchi, cosa che farò ben presto, ma non servirà molto. Con la mia cavalleria con katana attacco i fianchi, che ormai i suoi fianchi erano impegnati con la mia fanteria. Comunque stava vincendo lui perché ve l'avevo già detto, la fanteria sua era più potente della mia, però comunque la mia cavalleria attacca sui lati, il generale che gli fugge via. Qua comunque vanno via perché perdono il morale. È stata una battaglia vinta con non di forza bruta, ma di astuzia e di scelta di un ottimo esercito che mi ha portato alla vittoria. E mi è sembrata molto carina questa partita, quindi l'ho voluta assolutamente caricare. Spero che vi sia piaciuta. Comunque utilizzatele queste tattiche ogni tanto per ingannare il nemico, funzionano sempre. Comunque lo diceva anche Sun Tzu, no? L'arte, cioè, la guerra non ha regole e anche l'inganno fa parte della guerra, è tutto concesso nella guerra, quindi io molto spesso faccio uso di quest'arte, l'inganno. E niente, votate, commentate, mettete il pollice in su se volete. Se magari non vi è piaciuto il video, evitate anche di mettere il pollice negativo, dato che caricare e montare video in 720p in HD comunque è molto pesante. Bisogna fare montare, caricarlo su YouTube, ci vuole veramente tanto tempo. Quindi se non vi è piaciuto lasciate stare e basta. E niente, alla prossima, ciao ragazzi. Troll!